Buongiorno, oggi vi insegnerò a come fare una splendida insalata di calamari, cozze e vongole. Prendiamo i calamari e li tagliamo a rotelline molto fine. Ecco qui, praticamente li tagliate tutte a rotelline. Vi do gli ingredienti che servono per questa ricetta. Calamaro chiaramente, cozze e vongole. Poi parliamo di cozze e vongole, un po' di aglio, un po' di lime, cipolla rossa di Tropea, limone, se ce lo avete zenzero gli dà un profumo eccezionale, pepe e sale. Abbiamo finito. Ah, momento, rughetta. Rughetta! E rughetta. Ma è bellissimo perché negli ingredienti non c'era l'arancia, però ce l'aveva in mano perché stava nel cestino. E ce la famo mettere. Allora ragazzi, adesso procediamo su due fronti. Allora, le vongole le lasciate chiuse in un sacchetto e strette per tutto il tempo nel frigorifero senza farle aprire, perché le vongole ciò che hanno di buono probabilmente all'interno, quindi se trovate già le vongole aperte non sono buone, non le comprate. Dovete comprare sempre vongole chiuse, si devono aprire nel momento in cui le mettete nella cottura. Per impedire alle vongole di aprirsi quando sono da sole nel frigorifero, vanno tenute o in un sacchetto stretto o prendete un canovaccio, le mettete dentro, lo stringete, lo covaggete e lo mettete in una ciotola così. Quindi stretti uno con l'altro evitano di aprirsi, perché tutto ciò che è buono è la quasi al loro interno. Stessa cosa facciamo per le cozze. C'è una piccola differenza tra le cozze e vongole. Anche queste le apriamo senza metterci praticamente dell'acqua. Delle cozze praticamente non teniamo molto, molta acqua, quasi nulla, quindi le facciamo aprire con un pochissima acqua. Le mettiamo sul fuoco, li mettiamo anche un coperchio. Mo. Per favore, prendi il coperchio. Prendo questo anche se non è giusto, perché così riesco a vedere cosa succede dentro. E aspettiamo che si aprano. In quest'altra padella invece mettiamo i calamari che abbiamo tritati, chiaramente ne ho tritati un po' più di quelli che vi ho fatto vedere prima. Prendiamo mezzo limone, ne prendiamo una parte e lo mettiamo nell'acqua direttamente. Allora, una particolarità: mentre l'acqua delle vongole è buonissima e va tenuta, quella delle cozze, almeno per la scuola che ho seguito io, non va presa. Quindi le cozze vanno prese singolarmente e la loro acqua la potete anche buttare, mentre invece quella delle vongole, dopo che è stata chiaramente passata, perché ci potrebbero essere anche dei granelli di sabbia, è ottima per condirci tutto quello che potete fare nell'ambito marino. Ci potete cuocere gli spaghetti, ci potete allungare un brodo di pesce, ci potete condire un'insalata, cosa che faremo fra un po'. Quando smettere la cottura? Allora, quando le vongole saranno più o meno tutte aperte, interromperemo la cottura. Come vi ho detto forse all'inizio della presentazione di questo canale, è bene che il pesce non venga ammazzato con cotture mostruosamente lunghe, ma venga cotto quel minimo indispensabile per catturarne tutta la qualità, la bontà e i sapori. Le cozze sono pronte. A questo livello
dovete interrompere la cottura. Un mio collaboratore. Aspettiamo la cottura delle vongole, ci siamo, chiudiamo e aspettiamo solo la cottura dei calamari. Allora, qui abbiamo una serie di vongole e di cozze che abbiamo preso da quelle che abbiamo bollito, chiaramente lì sono un po' di più. In descrizione poi vi darò le quantità effettive per 2 o 4 persone. All'interno della ciotola che abbiamo messo andiamo a prendere un po' di calamari che abbiamo prelessato, ci lasciamo anche un po' di acqua perché chiaramente quest'acqua è molto buona, quindi la lasciamo a condire. Abbiamo detto che prendiamo della rughetta che possiamo tagliare molto fine, io il gambo della rughetta lo tengo perché è buonissimo. Mettiamo sempre all'interno, poi spremiamo un po' di limone, il nostro spremi agrumi lo troviamo sempre qua. Stiamo spremendo un po' di limone. Incominciamo a mettere così nella ciotola, così comincia a cuocersi un po' tra il limone e l'arancia, quindi a mischiarsi, e poi andiamo a preparare i condimenti base. Un po' di pepe, non mettiamo aglio, se vi piace possiamo mettere un pochettino di peperoncino, che a questo punto io tiriterei tutto insieme. Allora, qui dentro ho messo delle cipolle di Tropea, un po' dello zenzero e un po' di peperoncino. Lo frulliamo per pochi secondi perché sennò diventa una poltiglia, invece devono rimanere dei pezzettini. Ecco qua, il risultato deve essere questo, non una poltiglia o un frullato. Prendiamo un po' di questo condimento e lo mettiamo nell'insalata. Prendiamo un piattino. Piattino? Un attimo. Scusate, i mezzi sono questi. Se non arrivano gli sponsor. Allora, a questo punto riprendiamo il nostro olio di oliva. Niente di meglio, lo mettiamo alla fine, per cui abbiamo dato modo a tutti gli ingredienti di mischiarsi, amalgamarsi e ognuno prendere lo spunto da quello vicino. Abbiamo con l'olio evo la nostra ricetta, andiamo ad impiattare. Miei cari amici, un po' di sughetto, un altro po' di gocce di olio. Allora, buon pranzo a tutti con la nostra insalata di calamari, cozze, vongole, cipolla di Tropea, rughetta, limone, arancia, sale. Buona giornata, buon pranzo. Vi invito a mettere un like se vi è piaciuto, se siete interessati e se vi piace iscrivetevi al nostro canale e buon pranzo a tutti. Ci vediamo alla prossima.